Pochi argomenti sono più vasti della storia dei Romani e del loro impero. Per questo motivo, oggi parleremo di un argomento sconosciuto alla maggior parte di voi: la storia degli evocati, l'elite dei veterani romani. Prima di parlare di loro, dobbiamo capire com'era la vita di un veterano dell'esercito romano. In media, la durata del servizio di un soldato fino al congedo dipendeva dalla forza militare di cui faceva parte e cambiava leggermente nel corso dei secoli. In genere, un soldato legionario prestava servizio per 20 anni, una guardia pretoriana per 16 e un soldato ausiliario per circa 25 anni. Queste durate di servizio possono sembrare brevi oggi, soprattutto se si pensa che alcune persone trascorrono 35 anni in una carriera militare. Ma l'aspettativa di vita media nel mondo antico era molto più breve di oggi. I 20 anni trascorsi nelle legioni rappresentavano una parte della vita di un uomo molto più ampia di quanto possiamo immaginare. Se il militare aveva servito l'intero mandato e aveva ricevuto un congedo onorevole, la sua vita da civile era di solito abbastanza buona. I veterani godevano di uno status elevato nell'antica Roma ed erano protetti da leggi che conferivano loro specifici diritti e immunità. Potevano anche diventare decurioni locali, una sorta di consiglieri, e ricevere concessioni di terre. Se venivano congedati con onore, i veterani guadagnavano anche del denaro, oltre alla terra. Un legionario riceveva 3.000 denari, che potevano salire a 5.000. Un pretoriano poteva ricevere da 5.000 a 8.250 denari. Ora che sappiamo qualcosa di più sui soldati veterani, parliamo degli evocati, anch'essi veterani, ma con uno status maggiore e alcune particolarità. In breve, un evocatus era un soldato che, dopo aver svolto egregiamente il suo periodo nell'esercito imperiale romano, veniva congedato con onori e riconoscimenti e successivamente decideva di tornare in servizio attivo. Per dare un'idea di quanto fossero rispettati, questi veterani erano spesso a capo di colonie in tutto l'impero e dove si stabilivano c'erano solitamente pace e sicurezza. A sua volta, questo attirava altri civili, poiché i veterani rappresentavano anche una forza lavoro qualificata a livello locale, oltre a essere molto utili per l'economia locale. Un esempio di una fiorente colonia di veterani alla periferia dell'impero era Tamugadi, in Numidia, a breve distanza dalla fortezza legionaria di Lambesis. Un altro fattore che rendeva gli evocati molto efficaci e che li portò a essere richiamati in servizio era che formavano una sorta di milizia pronta e addestrata per le emergenze. Erano opzioni molto migliori rispetto alle reclute convenzionali. Un esempio si ebbe durante la rivolta di Budica nel 60 d.C., quando il governatore svetonio Paolino convocò 2.500 evocati. Tacito scrisse questo a proposito dell'evento: i vecchi soldati esperti in battaglia anelavano a lanciare i dardi, e Svetonio diede con fiducia il segnale di inizio della battaglia. Inoltre, gli evocati riferivano direttamente al governatore di una provincia romana. In tempi di emergenza potevano essere utilizzati per rinforzare la guarnigione. Un'altra ragione per cui un uomo poteva unirsi agli evocati era il bisogno di denaro se stava attraversando un periodo difficile o l'esigenza di trovare uno scopo nella vita dopo aver lasciato l'esercito. Proprio come oggi, non era facile per un soldato di carriera rientrare nella società civile. Molti vedevano con piacere l'opportunità di tornare nei ranghi dell'esercito imperiale e di vivere nuove avventure in terre lontane. Infine, anche gli uomini richiamati in servizio dal console o dal precedente comandante diventavano evocati. Questa situazione si verificava spesso durante le guerre civili. Ad esempio, nella battaglia di Farsalo, Pompei utilizzò 2.000 evocati contro Cesare e successivamente Ottaviano arruolò 3.000 evocati per affrontare Marco Antonio. Nel 67 d.C., Gaio Licinio Muciano, governatore della Siria, affermò di aver reclutato 13.000 evocati per combattere l'imperatore Vitellio.
Un altro chiaro esempio di come gli evocati avessero uno status molto elevato nell'esercito imperiale è che non svolgevano mai compiti ritenuti di basso livello o che di solito venivano svolti da personale militare di basso rango. Ad esempio, fortificare l'accampamento, scavare strade, fare la guardia e altri compiti meno complessi. Gli evocati erano troppo preziosi per i compiti ordinari e venivano assegnati altrove. Oltre a quando necessario, gli evocati svolgevano altri ruoli, diventavano istruttori, portabandiera e addestratori fisici per le truppe regolari. Molti evocati tornarono anche nei ranghi militari per diventare ufficiali o amministratori qualificati e competenti nelle legioni. Alcuni entrarono a far parte della polizia e dei vigili del fuoco di Roma, altri erano geometri, architetti e quartiermastri dell'esercito. Gli evocati qualificati e di alto rango provenivano spesso dalla guardia pretoriana, anche se a volte venivano prelevati dalle legioni irregolari. In alcuni casi occupavano posizioni molto elevate nell'esercito, persino al di sopra dei soldati legionari ordinari. Alcuni evocati erano addirittura equiparati ai famosi centurioni. Questi soldati venivano anche spesso promossi al grado di centurione e ricevevano il permesso di portare un bastone di vite, con il quale punivano i soldati che avevano commesso atti di indisciplina, dimostrando quanto fossero rispettati e ammirati. In ogni legione imperiale di riferimento c'era sempre un numero consistente di evocati. Quando il comandante di quella legione era popolare tra i soldati, il numero di veterani che si univano allo stendardo aumentava naturalmente. Il nome evocati è stato applicato anche a un gruppo selezionato di giovani dell'ordine equestre incaricati dall'imperatore Domiziano di sorvegliare il suo quartiere. Alcuni scrittori ritengono che questo corpo sia esistito sotto gli imperatori successivi, composto da coloro che erano noti come evocati augusti, che potrebbe essere tradotto come evocati imperiali. Questi evocati prestavano servizio per 16 anni come membri della guardia pretoriana ed erano gli unici evocati autorizzati a usare l'aggettivo augusti, imperiale. A differenza degli evocati regolari, gli evocati augusti erano apparentemente scelti con giudizio dall'imperatore. Questa è la storia di questi straordinari militari. Se vi è piaciuto questo video, vi prego di mettere mi piace e di iscrivervi al canale. Ci vediamo nel prossimo video!